test di trascendenza riferito al caso straordinario di Ra, che è trascendente al 100%. Seconda parte, domande da 22 a 44. Domanda 22. Hai qualcosa che riguarda gli dei dell'Olimpo? Ra ha specialmente Era Argiva, la madre di tutti gli dei. Il suo nome trascende Is, cioè è Ra, Amodeo Romano, G, Gesù, Jesus, di Varese. Lo stesso argo significa, al mondo di lingua inglese, ar, go, vai, Amodeo Romano. E gli argonauti, con il vello d'oro, arrivarono dove Ra sarebbe nato, il Cilento, patria di tutti i miti. Domanda 23. Hai qualcosa a che fare tu con il nome di Buddha? Ra può avere il nome di Siddhartha Gautama a queste precise condizioni. Siddhartha potrebbe essere l'acronimo della scritta latina Salvator Jesus Dominus Deus Amodeo Romano, Tao dell'universo. Gautama dovrebbe essere l'acronimo di Geova, poi il latino aut, che significa o, oppure am, Yahweh, Amodeo. Domanda 24. Hai a che fare anche con i nomi del dio induista? Beh, Ra è Am, Amodeo nel cognome, e Amodeo è Yahweh. E lo vediamo in Brahma, uno dei tre, che è il B, il 2, presente in Romano Amodeo. Ebbene, Brahma ha i suoi tre rappresentanti che si chiamano tutti e tre Ramo, proprio come Romano Amodeo. Domanda 25. Hai qualcosa a che fare anche col dio d'Egitto? Romano Amodeo è l'acronimo Ra del dio del sole, ma anche Amon, Ra, Amon comincia con Amodeo. Inoltre ci sono i faraoni chiamati Ramset e i faraoni impersonavano la divinità. Domanda 26. Hai qualcosa a che spartire anche con i nomi del dio del Giappone? Beh, il dio del Giappone si chiamava Amaterasu e vediamo che comincia con Am e c'è dentro anche il Ra, dio del sole. Domanda 27. Hai qualcosa tu a che fare con i nomi del Dio in America? Beh, abbiamo Itzamna, che è il Dio del Sole degli Aztechi. Questo nome può significare It, italiano, Zeta, infine italiano, Am, come Amodeo, e Na, come nato nel napoletano. Romano comincia con la Man di Manitou, che è il grande spirito degli indiani d'America. Domanda 28. Ha per caso il tuo nome qualcosa a che fare con la forza dell'altro mondo? Si chiama Karman. E se per Kappa noi intendiamo Krishman, Krishna, il Karman è proprio la forza di un Krishna che è Arman, Amodeo Romano. Domanda 29. Hai tu qualcosa a che vedere con il nome di Maometto? Muhammad? Il cognome Amodeo può diventare proprio Mohammed se quello che sta in mezzo a Maometto, Am, diventa la prima parte e il finale Ed si rovescia. Così Am Mo De diventa Amo De O. Se le tre M che ci sono lì e che valgono un 11 ciascuno, poiché Dio è uno e trino, diventano una M sola e diventa proprio Amodeo. Domanda 30. Hai qualcosa a che fare anche con il salvataggio di Mohammed? Avvenne in Egira,
Ed è proprio lo scopo finale di Egira. È Gesù, Jesus, Ra. 31. Hai qualcosa a che fare addirittura con il Ramadan dell'Islam? Ramadan, lo vedete benissimo, è Ram, Romano Amodeo, che va ad Amodeo. Domanda 32. Hai forse addirittura lo stesso nome dell'Islam? Ma Romano ce l'ha. Infatti, Islam, per il mondo, in cui Is vuol dire è, significa è Lam. Amodeo in persona l'Islam. Domanda 33. Ha il tuo nome le 42 cifre richieste dalla Cabala giudea per il nome segreto di Dio? Questa domanda è fondamentale. Bene, Romano ha un nome di 5 nomi e un cognome che in segreto è 42, perché come è scritto nella creazione ci sono giorni di lavoro, però anche di riposo, e in ogni nome ci sono lettere che lavorano e una pausa dopo la parola di giorni di riposo, e sono 36. 34. È il 381 la quantità numerica e alfabetica del vostro nome per intero? Il nome di Ra nella sua quantità totale è 381. Il sistema alfanumerico, riferito proprio all'alfabeto italiano che ha 21 lettere, che riferite a una creazione in 7 giorni e 7 più 7 più 7, ossia come la creazione tridimensionale nello spazio, è rappresentativo, tanto che la A può essere la 1, la B può essere il 2, la C può essere il 3. Allora a questo punto Romano diventa 66, Antonio 78, Anna 26, Paolo 51, Torquato 113, Amodeo 47 e la somma è 381. Un numero che può essere considerato un Dio al 100%. Beh, un Dio al 100%, uno e trino, è 100 più 300, ossia 400 in assoluto. Però noi dobbiamo misurarlo nel relativo. Dobbiamo stabilire una unità relativa. L'unità relativa è il 10 che avanza interamente di 10. Ma anche il 20 è una quantità assoluta che deve essere messa in relazione a un decimo. E allora si trasforma in 19 unità relative. Ecco, 19 unità relative è l'unità interna alle 400 che si muove esattamente per 400 meno 19 uguale 381. Quindi questa quantità, 381, è proprio il moto totale e unitario dell'unità data dal ciclo 10 che avanza di 10. Domanda 35. Agendo il Dio uno nel Padre, come il ciclo 10, ha il tuo nome 10 lettere? Ra ha 5 nomi e un cognome. La somma dei nomi è 334 e la sintesi estrema è data da 3 più 3 più 4, che è uguale al 10 richiesto. Domanda 37. Agendo Dio attraverso la media 2 tra 1 e 3, hai un cognome che sia la sintesi 2? Ra ha per cognome Amodeo, uguale a 47, laddove 4 più 7 è 11, che in sintesi estrema è 1 più 1 uguale il 2 richiesto. Domanda 37. Agendo Dio Padre attraverso la sua Trinità, hai un nome e un cognome che è in sintesi estrema proprio 3, il 3 della Trinità? Ra ha la totale quantità di 381, che in sintesi è 3 più 8 più 1 uguale 12, che in sintesi estrema è 1 più 2 uguale 3, il richiesto 3 per la Trinità di tutto il suo nome. Domanda 38. 1 e 3
è il Dio uno e trino, nel suo valore medio 2. Così 1 per 3, che è il valore medio di 2, nel suo totale è 1 per 3 per 2. Ebbene, 1 per 3 per 2 è 6. Tu hai un nome fatto di 6 parole? Il romano ce l'ha. Domanda 39. 10 più 3 uguale 13 è un secondo caso di unità e trinità in cui l'unità è data dal ciclo 10. Essendo 13 un valore medio, 13 per 2 uguale 26 è il suo totale. È uguale anche alle due vocali OO nel vocabolario, nell'alfabeto italiano, perché ogni O è 13. Per cui, se tutti i nomi sono nomi di Dio, hai tu esattamente due O in ciascuno dei cinque nomi e 26 in quello che non ce l'ha? Se voi controllate, in Romano Antonio Anna Paolo Torquato, Amodeo, ci sono cinque nomi esattamente con due O, mentre Anna, che non ce l'ha, è però il richiesto 26. Domanda 40. Se tu hai, come deve essere, cinque nomi e un cognome, è uno e trino l'insieme dei cinque nomi nella quantità data da 334, che è uguale proprio a 1 più 111 più 111 più 111? Ebbene, la somma dei soli cinque nomi di Romano è proprio 334. Hai tu nel primo nome, rappresentativo del Padre e dello Spirito Santo, il doppio, ossia 66? Per Romano, vediamo, è così. La stessa domanda può essere posta in questi termini. Il tuo primo nome è uguale al valore assoluto 10 più 1 nel suo valore fattoriale, ossia 1 più 2 più 3 più 4 fino a 11 uguale 66? Il nome di Romano è così. Oppure potremmo dirla: visto che il primo è assoluto in 11 per 6 e i nomi sono 6, hai il primo nome come il valore esatto rappresentativo di tutti e 6 a livello divino? Per Romano è proprio così. Ebbene, ora proviamo a pensare al momento fondamentale in cui Israele entra in Egitto assieme a tutto il suo sangue. La domanda è questa: il tuo primo nome è come tutte 66 le persone della Bibbia uscite dai fianchi di Israele che entrarono in Egitto? Infatti in Genesi 46, appunto 26, è scritto proprio: tutte le anime che entrarono con Giacobbe in Egitto e che vennero fuori dai suoi fianchi, ossia dal suo sangue, escluse le mogli dei figli, erano 66. In questo modo Israele indica che è romano Dio e sta formando tutte le anime, inclusa Israele, che entrarono in Egitto per divenire il popolo di Dio, come il sangue divino. È una prova scritta nella Sacra Bibbia. Romano uguale 66 anime sono una sola anima, quella di Israele, che indica con grande evidenza che Israele è romano Dio.